Ciao a tutti! Oggi non andrò a realizzare una vera e propria ricetta. Farò questo video per darvi un'idea su come avere gli ingredienti per fare il soffritto sempre a portata di mano. Perché alcune volte può capitare che dovete fare il soffritto ma non avete alcuni ingredienti. Questo, secondo me, è un metodo semplice e molto carino da fare. Allora, avrete bisogno di carote, cipolla e sedano. Ovviamente non vi dico le quantità perché poi varia molto dal vostro gusto, se volete il soffritto con più carota, più cipolla o più sedano, poi variano i gusti. Avrete bisogno anche dell'olio. All'incirca per 1 chilo di verdure avete bisogno di un 250-300 ml di olio. Cominciamo subito andare a tritare le nostre verdure. Io andrò ad utilizzare l'impastatrice perché è anche ottima per sminuzzare le verdure, però se voi non l'avete potete utilizzare anche un mixer. Una volta che avete tritato tutte le carote, cominciamo con il sedano. Una volta che ho tritato tutto, vado ad aggiungere l'olio un po' alla volta. Cosa ci faccio ora con questo trito? Lo trasportiamo su stampini per cubetti di ghiaccio e lo andiamo a mettere in freezer. E poi, una volta congelati, li andremo a trasferire in sacchetti per il congelatore, in modo che poi questi si conserveranno molto a lungo. Poi domani vi farò vedere meglio e vi darò altri dettagli. Ecco qui i nostri cubetti da soffritto sono pronti. Sono dei cubetti che si conservano per diversi mesi in freezer e non hanno bisogno di essere scongelati prima dell'uso, quindi se li dovete utilizzare basta che li prendete e li utilizzate. E io ora li andrò a mettere in una bustina del congelatore e poi andrò a rimettere in freezer in modo da poterli conservare. Ciao a tutti, spero che questa idea di questi cubetti vi sia piaciuta. Ciao e alla prossima!